via YouTube non è attivo chi si è che ha trattato ancora ho trattato a me sette o otto anni fa questo argomento qua adesso hanno iniziato non vieni sì. ok per entrare scusa sul adesso no. eh, con mio, ok bene no. così eh, allora allora si andiamo vede andiamo ehm, andiamo scusami andiamo. Forse, mh, Alberto, scusami, mh, forse devo girare un po', se mi metti in posizione così. No, fino, fino a Eccola, perfetto. Perfetto, mi me ha messo un po' il centrale. Ok, buonasera a tutti, ai presenti qui in, in osservatorio e a quelli che, che mi vedono e ci vedono da casa. Allora eh, parto un attimino con l'abstract così abbiamo l'opportunità di avere, diciamo, un'illustrazione un dell'incontro. Allora, in questo primo incontro metteremo le basi per affrontare questa annosa questione cosmologica, che è appunto il perché di notte il cielo è buio, la cui soluzione ha impegnato il fior fiore degli essenziati ed astronomi nel passato e che solo recentemente. Dopo 400 anni di tentativi falliti anche da parte di astronomi, fior di astronomi, e di scienziati matematici, un po' eh, i tempi le cose erano abbastanza, abbastanza, diciamo, mescolate, ha trovato una soluzione accettabile solamente dopo 400 anni di falliti tentativi. Ne chiariremo appunto nel primo incontro i preliminari eh, e vedremo poi in dettaglio i primi tentativi di spiegazione del problema. Eh, sto qua, uno fare Devo fare in parte. Ok. duplica, ho capire presentazione. Adesso deve partire. Ok. Allora abbiamo detto che il, il titolo dell'incontro è Perché di notte il cielo è buio. Bene, allora eh, sta scritta che adesso ora si può levare. Piccato no, che sono riesco a leggermi. Ah, ecco ecco no, ma, non dovrei sparire, eh, dovrei sparire ecco, sì, perfetto adesso allora iniziamo allora eh, non, non mi non vedo più ma va bene, giusto? la speranza è che gli altri mi vedano allora, la nostra attenzione sì, vediamo, solitamente signor. La nostra attenzione solitamente, è, eh, quando veniamo anche in osservatorio qui, ma in qualsiasi punto di osservazione, è chiaramente attratta dagli oggetti, dagli oggetti celesti. Infatti siamo abituati a osservare solo la parte luminosa del, della volta celeste, cioè le, le stelle, le galassie, le binarie, le nebulose, eh, eccetera, eccetera. E non riflettiamo mai eh, però su una parte, sulla parte non luminosa. Uno borbotterebbe, non c'è niente da vedere lì, giusto. Cosa veniamo a vedere in osservatorio se non c'è niente da vedere sulla parte non luminosa? Ecco, noi questa sera cercheremo di dare invece una lettura completa, se vogliamo dire, del cielo che sta sopra di noi, cioè, quindi non solamente con gli, oggetti, con gli oggetti che siamo abituati a vedere. Noi stasera appunto descriveremo e rifletteremo sulla parte apparentemente meno interessante, cioè il lato oscuro dell'universo. Mentre appunto siamo abituati che i, i nostri esperti e gli astrofili qui di solito ci descrivono la parte luminosa, le stelle, le galassie, le meraviglie diciamo del, del nostro cielo stellato, stelle, pianeti, nebulosi, ammassi, galassie, tutte, tutte le cose che ci siamo abituati. Allora, facciamo una prima riflessione perché è sempre importante chiarire bene il punto di partenza. Pensate quanto siamo fortunati che gli oggetti celesti risplendono su uno sfondo scuro. Non abbiamo mai pensato. Cioè, di solito andiamo a vedere gli oggetti celesti e diciamo, ah che bella stella, che bella la luna stasera. Cioè. Ma eh, siamo fortunati perché questi sono su uno sfondo scuro. In caso contrario, l'astronomia per tutta l'umanità sarebbe rimasta praticamente uno stato primitivo. Eh, di fatti qui ho messo un primitivo un uomo primitivo con la clave in mano che dice ma è questa la chiameranno astronomia cioè se il cielo era tutto luminoso non ci sarebbe stata astronomia quindi il buio è un aspetto determinante dell'astronomia anzi in, invito, invito gli astrofili qui quando parlano, quando illustreranno anche sopra qui eh, le, le, le bellezze della volta celeste di illustrare anche il buio Magari qualcuno la prima volta si metterà a ridere, poi quando glielo spiegherete capirà invece dell'importanza di sto fatto. E infatti, senza il buio non sapremo nulla delle stelle. Noi guardiamo le stelle, ma dovremmo dire, ma è più importante quasi il buio delle stelle, Perché se non ci fosse il buio non vedremmo le stelle. E gli oggetti celesti che portano la volta celeste. Non sapremo nemmeno che esistano. Quindi pensate. Voglio convincervi che il buio è importante. Vedremo con estrema difficoltà le macchie solari. Perché mentre adesso abbiamo riferimento il Sole, e quindi cerchiamo queste macchioline con i nostri telescopi, cerchiamo queste macchioline, poi con una volta chiaramente tutta luminosa, eh, dovrei che andiamo a cercare queste macchioline. Vedremo lune e pianeti solo come dischi neri su uno sfondo luminosissimo. Cioè io penso che dobbiamo dire grazie buio. Okay. Vediamo un po' la descrizione dei fatti. Come in altra sera assistiamo di solito al tramonto del sole, se il tempo permette naturalmente. A ovest, al tramonto, il cielo senza nuvole acquista una car un caratteristico colore rossastro, rosso tenue. Rosato, mentre per le strade si accendono le luci. La stessa cosa facciamo qui noi per poter fare l'incontro, visto che fuori è scuro. Accendiamo le luci della nostra sala. E man mano che il crepuscolo avanza, nel cielo cominciano a apparire le prime stelle, fino a diventare la solita eh, stellata meravigliosa, che siamo abituati, che i nostri astrofili ci illustrano, eh, appunto la visione della, della stellata notturna del nostro cielo notturno. Fin qui uno direbbe tutto normale, cioè di cosa mi stai parlando. Eh, non c'è nessuna ragione per stupirci di questo, eh, è sempre stato così, uno direbbe, no. però non ci rendiamo conto che quando il cielo diventa buio, noi riviviamo, e lo possiamo fare questa sera, visto che è una serata, eh, eh, quindi il Sole è tra tramontato. Forse l'unico esperimento di cosmologia, l'unico esperimento di cosmologia, lo ripeto, due volte, che l'uomo possa fare. Ed è banale, basta entrare in quel grande laboratorio, visto che dobbiamo fare un esperimento, che è il nostro universo. L'esperimento è semplicissimo, ve lo illustro, consiste nel guardare il cielo notturno e constatare che è buio. L'esperimento sotto i nostri occhi non resta che farci la banale domanda. Perché di notte il cielo è buio? È una domanda molto semplice, anzi qualcuno direbbe banale. Quella che di solito eh, mostra, ce ne accorgiamo spesso questo fatto, i bambini fanno ai loro genitori, ai loro maestri, a chi sta illustrando delle cose, eccetera. E di fatti, eh, questa sera possiamo dare una risposta a questo quesito. Questa domanda che qualcuno potrebbe appunto, soggignando, dire, ma Stefano cosa mi, ci stai raccontando? Eh, è una cosa banale. Se la sono posta i più grandi astronomi già 400-500 anni, anzi da 400 a 500 anni fa, non a, uh, 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 ma da, cioè in 400 anni indietro, ma ciò che è più sborditivo è che la vera risposta è stata trovata solamente nel XX secolo, quindi nel 1900, a metà più o meno, solo circa 50 anni fa. Pensate che in un'indagine fatta nel 1987 da una, da una rivista che si occupa di queste cose, solo tre libri divulgativi di astronomia su dieci riportavano la corretta spiegazione del fenomeno. Quindi, altro che cosa banale, tutt'altro che banale, direi. Proviamo a dare anche noi una risposta a questo punto. Facciamo noi anche i bambini, facciamo come i bambini, e siamo fatti la domanda, adesso cerchiamo di darci una risposta, naturalmente senza paura di sbagliare, come, come dico, perché l'hanno già fatto, ha sbagliato già i più grandi astronomi della storia, quindi che problemi ci facciamo? A botta calda la risposta sembra ovvia e banale. La notte è buia perché il sole tramonta. Siamo abituati che il buio lo vediamo quando il sole tramonta, giusto? Quando termina la giornata, quando il sole tramonta ad ovest. Il Sole illumina Terre sempre più ad ovest e la luce emessa dalle stelle è molto più debole di quella del Sole. Banale. Ma chiaramente non può essere la risposta giusta. Cerchiamo di capire anche perché. Come spesso accade, però, non è la risposta giusta, ok. Ma come spesso accade, le risposte sbagliate servono a precisare meglio il problema, la questione, e arrivare più facilmente, ad arrivare più facilmente alla soluzione. Infatti, se riflettiamo e ci estraiamo anche dalla posizione particolare in cui siamo, cioè noi qui sulla Terra, qui in questo momento sul nostro osservatorio, ci rendiamo conto che il cielo è buio anche di giorno. Con il sole. Infatti, di giorno cosa succede? Succede che l'atmosfera che circonda la Terra diffonde in tutte le direzioni la luce che ci radiva dal Sole e che colpisce appunto l'atmosfera. Questo rende il cielo luminoso, come sappiamo azzurro. Ma questa è tutta un'altra questione. Ci, ci vorrebbe un incontro per capirlo. Invece di notte. L'atmosfera non viene illuminata dal sole e il cielo appare come effettivamente è, 24 ore su 24. E cioè, come il cielo, buio. Gli astronauti, infatti, gli astronauti in orbita attorno alla Terra, fuori dall'atmosfera, non sono coinvolti nella riflessione della luce del sole e vedono lo spazio sempre buio. Oppure pensate alla Luna. Questa essendo senza atmosfera, ha sempre il cielo buio. Quindi questa prima risposta errata che ci siamo dati, cioè il cielo è buio perché il Sole tramonta e quindi le stelle non hanno la luminosità che ha il Sole, e quindi eh, tutto, sembra, tutto sembra buio, ci permette di porre la nostra domanda in modo corretto. Se ci facciamo le domande corrette arriviamo a risposte corrette, se uno si fa le domande sbagliate non può arrivare a risposte sbagliate. Non so se siete d'accordo, ma penso. Infatti siamo partiti chiedendoci perché di notte il cielo è buio. No, signori, il di notte non c'entra niente. Quindi la vera domanda che dobbiamo farci è perché il cielo è buio? Questa è la domanda corretta. Penso siate d'accordo. Ecco, è una questione che è stata analizzata e dibattuta in tempi diversissimi, come vi ho detto in 400 anni di tempo, quindi un'eternità, un, un da astronomi, scienziati più importanti che avevamo, Keplero, Newton, eh, Halley... Gli astronomi più importanti, quindi di altissimo livello. E qui li vediamo in rassegna. Vedete che partiamo, adesso quando finirà la rassegna qui, partiamo da Thomas Digges del 1576, un astronomo inglese, e arriveremo a colui che ne ha dato la spiegazione definitiva e più precisa, diciamo, 1960. Quindi vedete, sono 400, praticamente 400 anni. Ve li, ve li ripeto, Thomas Digges 1576, Keplero nel 1610, Edmund Halley nel 1721, Louis de Chisseau 1744, Harry Colbers 1823, John Herschel, quindi nomi incredibili, Edgar Poe nel 1848 e infine Edward eh, Harrison nel 1960. A questo punto... Vediamo storicamente quindi come si è evoluta la questione. Dopo aver posto bene i termini della nostra, della nostra domanda, che secondo me è sempre importante, è partire col piede giusto, altrimenti non si fa il lavoro per niente. La risposta a questo problema si è evoluta e quindi è avanzata eh, con pari passo. Di quella dell'idea che, si, che si, era, si è avuta nei, nei secoli passati, nei tempi passati, del nostro universo. E, e purtroppo queste idee eh, erano non sempre corrette e quindi hanno trascinato vari astronomi in errore, conducendoli a dei cosiddetti paradossi. Cioè, i paradossi sono delle conclusioni che sembrano contrarie a ciò che uno si aspetta ma che sono invece scientificamente vere, cioè che sono reali, reali ciò che noi vediamo, ciò che dovremmo vedere perlomeno. Ecco, per aiutarci nella discussione storica di questo problema, di chiederci perché il cielo è buio, prenderemo in considerazione un'analogia che ho visto che è usata molto spesso anche in quelli che discutono di questo problema, perché eh, un conto è trattare il problema scientifico che probabilmente è anche delle... delle, delle delle particolarità matematiche sotto e magari invece aiuta a avere un'immagine di una cosa terrena, di una cosa che siamo abituati, che ci dà indicazioni su cosa voglio dire scientificamente, diciamo matematicamente. Appunto, eh, consideriamo l'analogia con eh, un'analogia del cielo stellato e pensiamo allora di trovarci in una foresta circondata da alberi la mente di qui la foresta che cos'è è il nostro universo il nostro, nostro cielo il nostro cosmo e gli alberi, sono gli, oggetti, gli alberi sono gli oggetti celesti diciamo che per i tempi in cui nel, mille, nel metà del 1500 erano sostanzialmente le stelle e quindi pensiamo uh, di trovarsi in una foresta circondata da alberi e che gli alberi siano così fitti da non poter vedere alcun spazio vuoto tra un albero e un altro. Qui vedete l'immagine, non riesco a vedere cosa c'è oltre. Saremmo completamente circondati da tronchi d'albero, chiaramente, in qualsiasi direzione guardiamo. Storicamente, appunto, si è pensato all'universo come a una foresta piena di alberi. Quindi, come una foresta piena di stelle. A quei tempi poi sono le galassie, poi eh, tutti gli oggetti celesti. Ma dopo l'abbiamo conosciuto che era, che era popolata anche da queste cose. Sì, quindi, se ci fosse attorno a noi, in questa foresta di alberi, un numero infinito di alberi, non vedremo più spazio vuoto tra un albero e l'altro. Un uomo, quindi all'interno di questa foresta, in qualsiasi direzione guarda, vedrebbe solamente alberi. In questa poi distribuzione continua di alberi, che cosa avremo? Avremo che i più vicini ci sembrano più grossi, state d'accordo? Guardate l'immagine, e quelli più lontani ti sembrano più fini, ricordate sempre l'analogia. Foresta universo, alberi, stelle. Apparentemente, dico fini come apparentemente le stelle più lontane ci sembrano eh, più piccole, Beh, possono essere anche enormi. Quindi, prendendo per buona questa analogia con il cielo stellato, cioè della foresta piena di, di alberi, in qualsiasi direzione guardiamo osserveremo una foresta di stelle, se è vera questa analogia. Quindi se ci fossero stelle sempre più lontane, senza fine, come appunto gli alberi di una infinita foresta celeste, in ogni direzione, come ho detto prima, vedevamo solo alberi, adesso, per l'analogia, in ogni direzione troveremo solamente superfici di stelle, la superficie di una stella in ogni direzione. Quindi in un universo che ha un'estensione infinita, Facciamo questa supposizione, non è che, cioè, che è un numero finito di stelle, l'intero cielo dovrebbe essere ricoperto di stelle. L'immagine è rappresentativa. Tutto lo spazio dovrebbe brillare di luce stellare, senza lasciare alcuna zona buia. Dovrebbe risplendere come un inferno di luce. Che cancellerebbe la vita, tra l'altro in pochissimi istanti, visto che l'energia portata dalla luce è un'energia notevole, eh, però cosa che non vediamo. Cioè, non abbiamo il cielo come l'immagine qui, ce l'abbiamo buio. Allora ci chiediamo: ma cosa c'è di sbagliato in questa analogia del cielo stellato? analogo alla foresta con un numero infinito di alberi? Perché non vediamo sto. per capire che cosa c'è di sbagliato dobbiamo capire l'evoluzione, ripercorrere l'evoluzione storica dell'idea di struttura dell'universo come vi ho detto prima. E questo è sempre la cosa importante perché se vogliamo le grandi scoperte scientifiche, le grandi scoperte scientifiche, l'analisi dei problemi scientifici nasce sempre con alle spalle delle idee, una filosofia, se vogliamo, un modo di, di, di interpretare le cose. Se vi ricordate, Einstein pensava che l'universo fosse stazionario, lui partiva da questi concetti per poi derivare le sue cose, tanto che si metteva dentro le sue equazioni cose che non c'entravano niente. Pur di riportarsi al concetto che era prevalente in quell'epoca di un universo stazionario. Quindi dobbiamo capire. Come sono evolute le cose, come pensavano fosse la struttura dell'universo, la successione dei personaggi che abbiamo visto prima, per capirne l'evoluzione. Ecco che allora partiamo dall appunto, dalla prima metà del Cinquecento. Ricordate il primo, non, probabilmente non vi ricordate, era Diges, era del 1576. Quindi partiamo dalla, per capire, partiamo dalla prima metà del Cinquecento. In questo periodo prevalgono le idee della teoria copernicana, che sapete la teoria eh, anziché sì, eliocentrica e non geocentrica, cioè che poneva il Sole al centro del nostro sistema. Perché poi un'altra cosa, scusate, non vorrei, eh, non lo preciso perché l'universo nel 1500 era praticamente il nostro sistema solare. Valeva ancora sostanzialmente anche, anche Copernico. Ha, fatto eh, cioè, ha, fatto ha messo solamente eh, il Sole al centro del sistema solare, tolto la Terra, diciamo messa come un, un qualsiasi pianeta, ma rimanevano le orbite circolari, le sfere celesti, cioè tutte le cose del sistema aristotelico e poi tolemaico rimanevano sostanzialmente. Quindi in questo periodo comunque prevaleva la teoria copernicana e quindi di un universo finito, perché avevamo i pianeti, la, 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 la sfera delle, delle stelle fisse e poi tutto il resto erano cose religiose, nient'altro che, che questo. Quindi è un universo finito, cioè con un numero finito di stelle su questa volta su questa, come si dice, conchiglia, diciamo, so, eh, stellare, era chiusa quindi in un limite cosmico, era limitata. Questo è, questo è ciò che si pensava in quel periodo. Vedete qui, eh, qui c'è l'universo secondo Copernico, vedete che c'è eh, le stelle fisse attorno e i pianeti. L'unica cosa è che, anziché la Terra al centro, sistema quindi eh, eliocentrico, c'era il Sole, e non geocentrico appunto come, come eh, si pensava in precedenza. Ancora si riteneva che le stelle fossero fissate a una singola sfera celeste, vedete? Le stelle sono tutte su questa sfera, stelle fisse, vedete? Concezione appunto aristotelica-tolemaica, quindi non è che Copernico abbia sconvolto l'astronomia, eh? è stato un passetto notevolissimo perché passare, eh, diciamo, passare da... da dalla Terra al centro dell'universo, perché era il centro dell'universo, il centro dell'universo era quello, eh, a, a una, alla Terra, come un qualsiasi altro pianeta è un passaggio notevole, soprattutto perché, come vi ho detto, in quei tempi aspetti religiosi, scientifici, filosofici, eh, di qualsiasi tipo erano tutti intricati tra di loro, non c'era lo scienziato, non c'era questa idea di una qualcosa che si occupa solamente delle cose, della natura c'era il filosofo che faceva le cose della natura, che faceva gli oroscopi, che faceva tantissime altre cose, che, faceva, che commerciava le cose che, che pensava, cioè era tutto intricato. Quindi siamo nel 1500, valgono queste cose. Okay. In particolare valeva quindi il principio di Copernico, il principio copernicano che stava dicendo che il nostro pianeta non occupa una posizione privilegiata nel nostro sistema solare e pertanto anche nell'universo. E in seguito questo umile assunto, perché chiaramente si tratta di toglierci dal, dal punto più importante dell'universo, essere il centro dell'universo, eh, di non essere unico quindi, per esteso, per formulare un'ipotesi più forte, che forse avete sentito nei, nei, nei secoli successivi, specialmente nei nostri secoli, nei, nostri, nei tempi più recenti, che ciò che vediamo sulla Terra sia tipico. Cioè, noi non siamo una cosa speciale. È una cosa tipica, cioè cose che vediamo che probabilmente rappresentano anche le stazioni di altri posti del nostro universo. E quindi che possa essere esteso a tutto l'universo. E darà luogo al cosiddetto principio cosmologico, che è il recente. Il principio cosmologico è figlio del principio. Del principio di copernicano, che ipotizza appunto che l'universo sia omogeneo ed isotropo. Omogeneo significa praticamente in qualsiasi parte mi sposto dell'universo trovo la stazione sostanzialmente simile a grande scala, naturalmente a grande scala, e isotropo in qualsiasi direzione io guardo a grande scala vedo lo stesso tipo di universo. Ecco, fatto questa premessa, il primo personaggio che affronta la questione è il matematico ed astronomo inglese che vi dicevo prima, Thomas Digges, il quale in un scritto del 1976, 1576, quindi appunto siamo poco sopra la metà del 500, pur adottando il sistema copernicano che avete visto che vi ho illustrato adesso, elimina però un'ipotesi importante che eh, che aveva fatto Copernico, di un universo con un bordo esterno. Fino ad ora tutti pensavano, tutti ritenevano che l'universo avesse un bordo esterno. E infatti per lui esisteva invece un universo infinito. Quindi non c'era un, un unico guscio di stelle fisse, ma questo continuava all'infinito. Quindi Thomas Digges fu il primo a introdurre il concetto di infinito nella moderna visione dell'universo. In effetti ne aveva già parlato Democrito nell'antica Grecia, ma come dire, eh, ne han dette di, tutte, di tutti i colori. Voglio dire, troviamo sempre qualcuno che, che ha detto la stessa cosa, eh, un colpo di Platone, un colpo di Aristotele, un colpo di Democrito. Voglio dire erano più aspetti filosofici, più aspetti di interpretazione. Quindi il Democrito che mi fa di queste affermazioni ha il valore che ha, insomma, dal punto di vista scientifico, scienza come lo intendiamo in te nei tempi moderni. Comunque, quindi per lui esisteva un universo infinito di stelle fisse. A questo punto però emergeva prepotentemente un problema. Il primo, e questo è il primo che analizza, che analizza il fatto. Come mai in un universo infinito e quindi pieno di, di un numero infinito di stelle noi osserviamo invece il cielo buio? Il primo problema, 1576, nell'ambito del modello copernicano, Diges si pone questo problema. E, e dà la spiegazione naturalmente, perché è il primo che, che ci mette le mani, e dice le stelle lontane sono troppo deboli per essere viste fino a noi. Quindi noi vediamo, come gli alberi prima hanno detto, più vicini, più grossi, più lontani, più fini, troppo lontani, sono talmente fini che non li vediamo più. E quindi le stelle troppo lontane sono talmente piccole che non le vediamo più. Uno direbbe, è una spiegazione ragionevole, giusto? Ha eh, di solo difetto che è sbagliata. E purtroppo Diges non aveva neanche gli, neanche gli strumenti per poter stabilire che era sbagliata. Comunque era accettabile nel 1500, appunto scrivo, perché eh, non aveva gli strumenti. Ma non regge se si fa un'operazione che si chiama somma della luce sui gusci sferici. Cioè somma delle luminosità su vari gusci sferici attorno ad una sorgente. Non poteva farlo Diges perché ci voleva sostanzialmente il calcolo infinitesimale che poi farà Newton, Leibniz nel 1600, 1600 anche più tardi diciamo, eh, che al tempo di Thomas Diges invece non era ancora noto. Allora, vi lascio, cioè vi, vi, vi salto meglio e vi faccio solamente la sintesi, tutta l'operazione di questi calcoli matematici, matematici, algebrici ma non sono interessanti dal punto di vista della... Ecco, e vi faccio la sintesi. Cosa voleva dire la somma sui gusci sferici? La sintesi è questa. Possiamo modell modell modellizzarla matematicamente in questo modo. Supponiamo di trovarci, come era il caso di Diges, in un universo infinito, Io ho detto, no? che era staccato dall'idea copernicana dell'universo finito, quindi un universo infinito, con stelle distribuite uniformemente, in strati concentrici, quindi non solo un guscio di stelle fisse, ma tanti infiniti gusci di stelle fisse, con stelle, con densità di stelle praticamente uguale ovunque in questi strati sferici, quindi stelle distribuite omogeneamente. È una modellizzazione. Allora, qui vedete c'è al centro una stella no? di questa immagine e poi vi sono eh, delle, delle, delle fasce luminose. Perché questa stella illumina, sappiamo che la diffusione di, della luce di questa stella, stella da un punto centrale appunto, ha un andamento sferico, no? La luce si diffonde in modo sferico sotto sopra, l'altro già. Allora, la luminosità L, chiamiamola L, che si riceve da una sorgente come questa stella, che si trova ad una certa distanza D, vedete, dal guscio diciamo, è inversamente proporzionale al quadrato di D. E l'immagine, al di là della, del paroloni, l'immagine lo dice chiaramente. Vedete, D uguale a 1, distanza 1, un chilometro per dire. Distanza a 2 km, d a 2, distanza a 3 km. La luminosità che sono queste vele gialle qui, vedete a d uguale a 1 è uguale a 1 su 1 al quadrato, che è ancora 1. Sul uh, seconda con d uguale a 2 è 1 su 2 al quadrato, che è un quarto. Quindi la luminosità diventa 1, un quarto, un nono, un sedicesimo, un venticinque. Mi spiego? Quindi va come l'inverso del quadrato della distanza. Lo sappiamo, giusto? Ma a sua volta anche il numero di stelle cresce, con il, cresce questa volta con il quadrato della distanza. Cioè se io sono l'osservatore qui sulla Terra, ad esempio, vedo che... In questi gusci cadono sempre più stelle. Con il quadrato. Cioè alla distanza 1, una stella 1 al quadrato è 1. Alla distanza 2, 2 al quadrato uguale a 4, a distanza 3, 3 al quadrato uguale a 9, a distanza 4, 4 al quadrato uguale a 16. Perché sono distribuite uniformemente ed omogeneamente. Quindi nella stessa area cadono sempre più stelle. Più mi allontano, più stelle ho. In questa area di questi gusci infiniti. Quindi da ognuna di queste sfere ci arriva la stessa quantità di, flusso, di, di luce, cioè il flusso è lo stesso. Perché? Perché, è anche l'immagine che vedete dalla Terra: le stelle più vicine sono poche in numero, ma danno ciascuna un grosso contributo come vedevo gli alberi vicini, grossi. Invece quelle lontane sono più numerose, vedete il secondo guscio a due qui, sono più lontane, eh, quelle più lontane sono più numerose, vedete ci sono più stelle perché si è allargato, ma ciascuno di esse ha un contributo piccolo. Cosa ne risulta? Ah, tra l'altro, scusate, poi Thomas Digges, appunto... Suppone che l'universo sia infinito. Quindi ci sono infinite superfici di questo tipo, che uh, diminuisce da cui al centro diminuisce l'umidità come l'inverso del quadrato della distanza, e eh, che eh, le stelle che contribuiscono a questo, a questo guscio aumentano invece come il quadrato della distanza, esattamente come anziché inversamente proporzionale, in modo direttamente proporzionale. Allora sulla Terra ci dovrebbe raggiungere una quantità di luce infinita. Perché cosa faccio? Faccio la somma infinita di quantità, di stesse quantità, perché non cambiano. Perché Perché ogni guscio dà lo stesso flusso di luce. Perché quelli vicini hanno meno stelle, ma stelle più luminose. Quelli lontani hanno meno stelle, hanno, scusate, più stelle, ma meno luminose. E quindi la somma infinita di una quantità di una quantità come il flusso della luminosità dà infinito. La scelta del punto, eh, nel nostro caso la Terra, non è, 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 è del tutto arbitraria, chiaramente. Allora, in tutti i punti dello spazio, la luce avrebbe un'intensità infinita. Infatti, anche se le stelle o le galassie, chiaramente per noi oggi l'universo erano sostanzialmente pianeti e stelle ai tempi del 1500, sono troppo lontane per essere viste. Ecco, qui vi faccio, una, una, eh, vi faccio capire anche con eh, degli esempi perché avviene questo. Infatti, anche se le stelle o le galassie per noi oggi sono troppo lontane per essere viste, uno penserebbe, no? come ha detto Diges, attenzione, secondo me la spiegazione è che sono troppo lontane per essere viste. È però, è però visibile la loro combinazione. Vi faccio subito gli esempi che vi caratterizzano subito il motivo. Infatti è visibile un libro, io prendo un libro, è visibile, ma non sono visibili gli atomi che compongono quel libro. Siete d'accordo? E costituiscono appunto la carta delle pagine. Un altro esempio tipico, visto che siamo appunto degli astrofili, ci è fornito dalle galassie. Noi non vediamo le singole stelle di una galassia. Ad esempio la galassia di Andromeda, M31, ma ne vediamo la loro combinazione, cioè vediamo la galassia di Andromeda e sappiamo che è composta da stelle che non vediamo però, non vediamo singolarmente nel senso. Scusate. Quindi sulla base dell'ipotesi di Diges, di un cielo infinito, con infinito numero di stelle, il cielo sarebbe luminosissimo. Qui c'è un'altra rappresentazione che può aiutarvi, vi dice, vista da una distanza A, si vedono due stelle, vedete praticamente. Dopo 100 volte A, l'osservatore della Terra vede un bel gruppo di stelle. Dopo un miliardo di A, vede... Tantissime stelle che ricoprono quasi tutto il suo punto di solito, all'infinito vede luce. Ma poiché quello che noi osserviamo è invece un cielo buio, l'ipotesi di Diges ci porta diritti verso il paradosso. Ecco perché è un paradosso. Il paradosso del cielo buio. Cioè, come mai dovremmo avere un cielo luminosissimo se è vero quello che dice Digues. e Invece abbiamo un cielo buio. Quindi siamo arrivati al, con l'idea di Diges, siamo al paradosso del cielo buio. Nel 1610, trentina, 30, 30, 40 anni dopo Diges, il pick viene realizzato, mi dico un po' di meno, che da, John Kepler, Kepler, da Giovanni Keplero. Che plero era terrorizzato naturalmente dall'idea mostruosa dell'universo infinito. Diges è stato un precursore, è giunto il paradosso, ma intanto era stato un precursore e eh, di universo infinito. E vi ci schierò chiaramente contro. No, guarda, Dighe, universo infinito non abbiamo tanti esempi di cose infinite qui sulla Terra. Che tu puoi ipotizzare un universo infinito, ti ha dato anche il paradosso, quindi sei sistemato. E dice. C'è scheda contro e dice: Infatti, si rese subito conto, senza l'aiuto anche lui del calcolo infinitesimale, non era ancora giunto Newton. Eh, che l'idea di un universo infinito, l'idea di Diges, pieno di stelle luminosissime, era in contrasto con la nostra visione di un cielo buio. Dice: Ma come fai a dirlo? Cioè, io guardo fuori, il cielo è buio, tu mi dici che deve essere infinito l'universo e ti dà. Il paradosso del cielo buio, nel senso che il buio dovrebbe essere invece luminosissimo, quindi hai sbagliato sicuramente sul fatto dell'universo infinito. Dice. E infatti vide proprio nel cielo buio, che Plero, una prova del fatto che l'universo fosse finito invece. Dice, Diges, tu sei, hai voluto, hai voluto un universo infinito, ti sei impegolato, sei trovato un paradosso, adesso ti dico che l'universo deve essere finito. Cioè un universo con un numero finito di stelle. Quindi, perché Plero la questione era risolta. Infatti la sua spiegazione è che il cielo è buio perché quando guardiamo nei vuoti tra le stelle di un universo finito, questa volta vediamo il muro buio che circonda l'universo. Se c'è un limite è finito, ha un limite e quindi finite le stelle che sono in numero finito. Vediamo il buio che c'è nell'universo. E qui c'è questa immagine, penso sia rinascimentale o medievale, non mi ricordo neanche, appunto di chi arriva al bordo e mette la mano e si chiede cosa c'è di là del bordo. Non cioè, era normale, adesso sono cose che per noi fanno ridere tra virgolette, però erano normali per queste disquisizioni. Questo porta però direttamente, Keplero ha detto ah, digas, tu mi hai fatto sta... Nel discorso dell'universo infinito sei arrivato a un bel paradosso. Il paradosso del cielo buio. Adesso Kepler si trova con un altro paradosso, È il paradosso del bordo. Cioè, se l'universo è tutto, siamo d'accordo: noi chiamiamo universo tutto, no? ciò che c'è nello spazio, tutto quello che c'è nello spazio, satelliti, galassie, stelle, pianeti. Tutto questo è il nostro universo. L'universo è tutto, giusto? Se l'universo è tutto, come può esserci un bordo al tutto? Se c'è un bordo, ci sarebbe qualcosa oltre? Ok, ma allora questo fa parte del nostro universo. Se è tutto è il nostro universo, non può esserci un qualcosa oltre al nostro universo. Se chiamo universo tutto. Quindi in un senso chiederci cosa ci sia al di fuori del tutto. Vediamo l'analogia appunto con la, la, la foresta degli alberi, che dovrebbe chiarirci ancora meglio questo fatto, perché Plero, l'universo non era un'infinita foresta di alberi, cioè non era un, un universo infinito con un numero infinito di stelle, ma era un piccolo boschetto. E guardando tra i tronchi del boschetto si vede il mondo esterno al bosco, il muro cosmico. Vedete, Oltre al boschetto piccolo di paletti piccoli vi è questo muro cosmico. Come ho detto, ora per noi è inaccettabile. Keplero aveva portato però la cosmologia a un vicolo cieco. Cioè, Diges e Keplero avevano portato la la cromologia ha un, un dicolo cieco perché a questo punto si doveva scegliere e si doveva scegliere tra o esiste un limite cosmico, cioè un universo finito e quindi uno sfondo e quindi un cielo buio, ma allora bisogna darne anche una spiegazione convincente oppure non c'è nessun limite. L'universo è infinito, ma allora si doveva avere una situazione paradossale, cioè il cielo sempre splendente. Ok, questa è la prima parte e vi lascio, <ride> vi lascio. avete visto che i personaggi da, sono 3, 3, 6, 2, 8, quindi ne abbiamo visti solamente due. E siamo arrivati, avete visto due situazioni completamente opposte di spiegazione. Universo infinito, Dijkes, Keplero, universo finito, entrambi con due paradossi. Quindi capite la difficoltà di riuscire a interpretare ciò che vedevano, ma qual era il problema? Il problema è che non si aveva un'idea giusta, tra virgolette, di come era fatto il nostro universo. Questa sarà l'evoluzione che avremo poi con i personaggi che vedremo in seguito. Ok, basta, sono stato breve in modo che se qualcuno ha qualche domanda da fare, anche su altre cose possiamo, possiamo vederle. Abbastanza chiaro, sono stato complicato, incasinato, abbastanza chiaro. Ok. Ah, esatto, sono stato bu buio. <ride> sono stato come un universo infinito, diciamo. Ecco una cosa interessante che eh, adesso vedremo poi, eh, vedremo poi gli altri sei e vedremo eh, colui che ha dato la spiegazione più ac accettabile, diciamo. Mm. Ma, ma perché Plero per dice che ci doveva essere un numero? Perché se le stelle finiscono finiscono. Esattamente, se le stelle finiscono finiscono, ma eh, siccome eh, non ne ho infinite e ho solamente uh, un cielo copernicano, se vogliamo dire, con una, 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 un guscio di stelle fisse, se io vedo, guardo fuori e vedo solo stelle, vuol dire che c'è un nero, vedo quello che c'è oltre queste stelle su guscio, sull'ultimo guscio del, del mio universo, che è finito. Cioè, quello che salvava Diggs era che l'universo era infinito, quindi aveva un'infinità di gusci, ma <ride> si, si, prendeva, si prendeva il contraccolpo... Di, di, dover, di dover accettare un universo eh, luminosissimo. Okay. Mentre Keplero, impaurito di questo fatto, dice no, no, l'universo allora è finito, perché se mi dà il paradosso, però noi sappiamo adesso che il, il, la soluzione di, 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 di Keplero è, un, è una soluzione che non ha senso. Nel senso che non ci può essere un limite al nostro universo. Eventualmente, noi adesso abbiamo, da Einstein poi diciamo, abbiamo l'idea di un universo finito ma illimitato, cioè senza un limite, che è per capirci la situazione tipica di una sfera. Una sfera è un corpo limitato, giusto? Cioè, scusate, finito perché è una sfera, giusto? Ma non è illimitato, ma è, non, scusate, non è limitato perché io posso, se io mi muovo sulla sfera io continuo a muovermi, non ho un limite. Siete d'accordo? Ma allora questi sono concetti eh, diversi da quelli che poteva avere Keplero e anche Diges a quei tempi, nel 1500, in cui avevamo ancora una teoria assolutamente quella di Copernico, la teoria copernicana. Certo, è chiaro che noi facciamo difficoltà a capire queste cose, perché pensare all'universo, i pianeti, tutti su sfere etere, stelle fisse, eccetera, è, è, è una situazione che non, non fa più parte delle nostre idee di universo. Dal 1929 con Hubble sappiamo che il eh, fatto di, di nebulose non erano più nebulose all'interno della nostra Via Latte, erano a sua volta galassie, quindi tantissime galassie, infinite galassie, superammasse di galassie. Eh, e quindi è chiaro che anche l'evoluzione che vedremo nelle risposte eh, sono sempre più, tra virgolette, moderne, ma purtroppo sempre sbagliate, perché finché non si è avuta un, un concetto, un'idea di universo, eh, sì, ecco, mi anticipa, mi anticipa, no, no, ok, ad eh, esempio è sbagliata. E non, è, non, è, non è che sia sbagliata, scusami, non è che sia sbagliata, è un aspetto secondario diciamo capiti la prossima volta lo vedremo con questo aspetto è un aspetto secondario aiuta naturalmente a risolvere il problema del cielo buio ma è un aspetto secondario non è aspetto primario no mi diceva l'espansione dell'universo che non poteva essere naturalmente se cioè, vi avevamo pianeti e un anguscio di stelle fisse eh, da parlare di espansione è una cosa dei nostri tempi del 1900 diciamo giusto le eh? stelle sì. si allontanano quindi sì, sì, tempo. sì. Le stelle si allontanano, però eh, non necessariamente, cioè, eh, non, non dà la spiegazione... Non è la spiegazione... Eh, sì, 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 dopo, dopo lo vediamo comunque la prossima volta. Anche, anche il fatto di un universo in espansione non è la spiegazione. Cioè, eh, l'universo può essere buio anche se non c'è un universo in espansione. L'universo potrebbe essere buio anche se non c'è un universo in espansione, questo è il problema. Se io blocco l'universo adesso non è che diventa luminoso. Quindi, come appunto ti dicevo, è un aspetto secondario, certo che aiuta. Quindi dici te allarga le distanze, ci deve essere qualcosa, però, che il buio, il buio ci deve essere. Però poi allargo le distanze perché le cose si allontanano, ok. Quindi è un aspetto secondario, certo, anche quello aiuta. Ci saranno due o tre cose, vedremo, che sono complementari al fatto, ma c'è un aspetto primario. No, non vi anticipo, naturalmente. Ciao, di prossimo. Ci di prossimo. Cosa succede? Italo. Ciao, Italo. Non ho aperto bocca. No. <ride> ma ti ho visto, eh, infatti... Non ha detto basta parlare, te l'ho detto già. Mi, mi hai sorpreso in maniera estremamente positiva. Pensavo di sapere qualcosa e invece, come sempre, sapevo solo, solo leggere il numero delle pagine. Ti <ride> Aspetto il giovedì prossimo. Ecco, bravo. sì. Comunque, se potete fare qualche domanda relativa a cose secondarie, diciamo, rispetto a quello che, che ho detto e Marco Capuzzo si eh. complimentano per la spiegazione semplice. No, ok, grazie. E eh, Volevo aggiungere una cosa, chiedere una cosa. Eh, sono sempre Marco Capuzzo. Non okay. era troppo azzardata l'idea di pensare a una distribuzione uniforme delle stelle? Sì, ma è un sistema, è un, è un modo di modellizzare, alla fine. È un modo di modellizzare, se no sei se una cosa... Caotica, eh, vorrei, eh, ci vorrebbe il Nobel eh, in nome di Parisi. Voglio dire, cioè, mm. eh, eh, la scienza modellizza. Quindi. Eh, per semplificare. Eh, per semplificare, ma la sostanza è quella: cioè eh, l'aspetto sì. sì, matematicamente devo, devo trovare eh, delle variabili che mi descrivono dei sistemi, quindi mm. devo, devo cercare di semplificare, di, di modellizzare, appunto. Il problema, ma sostanzialmente avete capito l'idea, no? Eh, sì, sì. Eh, quindi è chiaro che è così. Eh, poi, mi, sembra, mi sembra esemplificativo che i due esempi che ho fatto, quella del libro, noi, non ci pensiamo mai, ma non vediamo gli atomi del libro, noi vediamo il libro. Certo. Non vediamo la galassia di Andromeda, no, non vediamo, scusa, le stelle che compongono la galassia di Andromeda, ma vediamo Andromeda quando no, guardiamo nel nostro cielo. Grazie niente Stefano grazie prego comunque eh, a me eh, vedremo, vedremo poi la, soluzio la soluzione naturalmente nel prossimo nel prossimo incontro eh, secondo me facciamo anche bella figura se a qualcuno che vuol vedere gli ammassi le, diciamo stasera guardiamo il cielo il cielo buio eh, guardiamo il cielo. eh, guardate che è il più grande esperimento che possiamo fare di cosmologia. Cioè, dove facciamo un esperimento di cosmologia noi? C'è un laboratorio, se non il nostro universo. Pensate che basta buttar fuori buttare fuori l'occhio, guardare il cielo, e abbiamo fatto l'esperimento più grande che possiamo fare di cosmologia, perché abbiamo una risposta, come vi ho detto l'altra volta. Fino agli anni 50, 1950, 60, 70 anche, la risposta che davano gli astronomi era che era dovuto all'espansione dell'universo. E invece, come abbiamo detto, se, ma se blocchiamo l'espansione il cielo diventa luminoso? No. Quindi anche quella non era la soluzione. No, è una, sembra una cosa semplice, sembra una cosa semplice, e vedete che sarà una cosa semplice, ma anche dirlo a chi viene ad osservare, eh, insomma ti dà soddisfazione, dice stai facendo il più bel esperimento, basta che guardi e ti accorgi che il cielo è buio. Ti dice una cosa che non si sapeva da 400 anni a questa parte. Certo, 400 anni fa le cose come avevo visto erano molto più limitate, ma anche poi Newton, se sentirete la prossima Newton, cioè ragazzi, tanto di capello con Newton, giusto? Sentirete tra l'altro il furbone di Newton per salvare la sua teoria del, della gravitazione universale, quale ipotesi fa? E sbaglia naturalmente. Cioè, salva la capra e non il cavolo, come si vuol dire, no? cioè, Per cercare di risolvere uno invece dei, dei problemi che aveva lui, che era quello della gravitazione universale. Ma non vi anticipo perché è interessante. Quindi vedete, le teorie molto spesso nascono. Vi faccio un altro esempio per capire questa situazione, così poi magari mi forni qualche domanda. Eh, teoria delle stringhe, ad esempio, dal 1980, che c'è cioè 40 anni di teoria delle stringhe. L'80% dei ricercatori americani, america, americani fa stringhe, di fisica, fa stringhe. Cioè, quando ci si imbatte su queste cose, cioè è la filosofia che c'è alle spalle che porta avanti il problema. Poi ci sono, sono ottenuti risultati buonissimi, qualcuno ci ha preso anche un, un premio, una medaglia Field di matematica, cioè tutto bello, ma è fisico. Oppure eh, il, il principio cosmologico. Che vi ho detto, parte dal principio copernicano, che siamo praticamente non siamo unici, ma siamo sostanzialmente come tutte le parti dell'universo. Cioè la situazione che viviamo noi è simile a tutte le altre parti dell'universo. Porta al principio cosmologico, cioè omogeneità e isotropia. L'isotropia l'abbiamo anche sperimentata, nel senso che dalla da zone di fondo cosmico ci dà l'idea che attorno a noi. Abbiamo un universo omogeneo a grandi distanze, sapete, no, la differenza di temperatura che c'è di un, un centomillesimo, qualcosa del genere. Quindi abbiamo una situazione isotropa, ma è l'omogeneità, cioè, chi mi dice che io vado fuori del, del mio orticello, tra virgolette, anche se è di tanto grande, sia, posso applicare quello che io vedo qui, posso applicarlo lì. Se il principio copernicano è democrazia, appunto, cioè non essere, non essere eh, io è eh, il centro, eh, questa è vera democrazia. Cioè non supporre che tutto sia uguale a quello che vedo io. Quindi queste, questi aspetti, vogliamo dire, filosofici, sono la base delle ricerche molto spesso. Eh. Cioè Einstein, come vi ho detto... Credevo in un universo stazionario, cioè non è inutile che dicessi ad Einstein, no, guarda che l'universo si espande, anzi gliel'hanno detto, guarda che tu hai scritto un'equazione che è molto bella, cioè è bellissima, solo che ha un difetto che descrive un universo o che si espande o che si ritrae, vedi te, e no, Einstein ha detto, no, no, nel mio universo, il universo stazionario ci metto lambda, ci metto la... la, la L'aspetto, una variabile cosmologica e mi salvo. Pensava lui. Però vedete come la ricerca a volte è pilotata dall'idea che si ha nel, nel, nell'epoca ecco perché vi, vi ho introdotto dicendovi il modello della teoria copernicana, eccetera. Perché bisogna impostare, inquadrare la situazione di quel periodo. Quando ci sarà Newton, sarà Newton che detta le leggi e quindi quelli che hanno tentato di risolvere il problema si baseranno sui principi di Newton. Quando arriverà eh, come si chiama l'ultimo Edison, Edison, mi sembra, avrà le spalle quello che è stato scoperto, avrà le spalle Hubble, avrà le spalle Einstein, avrà le spalle Hubble, avrà le spalle anche coloro che hanno scoperto la radiazione di fondo cosmico, quindi è chiaro che le cose si possono analizzare in modo diverso, perché alle spalle abbiamo queste conoscenze, si danno queste conoscenze. Però voglio dire, sono di, infatti si chiamano principi, si chiamano principi, non si chiamano leggi. Ok? Cioè, sono delle ipotesi, dei, 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 delle... Degli assiomi da cui io parto per derivare delle cose. Se le cose che derivo sono giuste, vanno bene, allora è molto probabile che gli assiomi di cui sono partiti siano veri. Ma nessuno mi dice che sono veri. domani po posso verificare che non sono veri. Eh. Se io faccio 40 anni di matematica con le teoria delle stringhe e non riesco sostanzialmente a dimostrare che quello che, che, che trovo è fisicamente reale, posso essere partito da sì. Che il mondo è fatto da stringhe, ma alla fine, se queste stringhe non arrivano da nessuna parte, cambiamo, cambiamo il concetto di partenza. E invece no. Ho capito. 40 anni di stringhe sono ancora fermi. Bene, se avete qualche altra domandina. Stefano? senza paura, dimmi. Eh, niente, volevo dire che di solito sono sempre le cose che abbiamo sotto gli occhi che sono quelle più eh, meravigliose, Ehi. anche molto, molto. Sì, così. sì no, ci, ci cioè, la luce, la luce ti, ci, dà, ci dà bellezza, no? Però voglio dire. Eh, ma anche voi soprattutto secondo me quando fate, mostrate le cose eh, guarda c'è una cosa che nessuno guarda di, però è, è, è una cosa incredibile perché il cielo del buio ha un significato cosmologico che né le stelle né le galassie né la nebulosa che ti ho mostrato né le stelle variabili ci, ci danno cioè, voglio dire è una cosa interessante secondo me eh, perché appunto uno dice nel buio cosa posso vedere nel buio il buio in un contesto il buio in un contesto ha un significato enorme e quindi finché spiegavi no, pensavo è una cosa come per esempio come il freddo no sì. se pensiamo bene il freddo il freddo è il riprodu... non si può produrre il freddo perché il freddo esiste già il calore sì che lo produce sì. praticamente sì. se noi vogliamo il calore dentro in casa dobbiamo accendere la stufa Dobbiamo sì. accendere il termo, ok? Se vogliamo il freddo dell'aria condizionata, non è niente vero, perché tanti dicono, ma io ho l'aria condizionata che fa freddo. È la stessa sì. cosa... Il buio un attimino, no? Non sì. è vero che fa freddo, perché quella macchina lì, quella macchina lì, estrae il calore da quell'ambiente là, perché il freddo esiste già. Esattamente. E il concetto, il concetto dell'entropia. Il, dell il calore è legato indissolubilmente all'entropia. Sì, è quasi lo stesso concetto del buio, no? Capito sì. sì, bravo, sì, 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 esatto. Sì. E quindi il freddo esiste già, eh, non c'è niente, eh, i condizionatori, i congelatori, i frigoriferi sono macchine che estraggono il calore da quell'ambiente, da quel posto. Certo, 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 aumentando l'entropia, però. Eh sì, aumentando l'entropia. Eh, no, no, è vero, a volte eh, cioè, aiuta a riflettere anche in situazioni di questo tipo aiuta a riflettere. Cioè, noi siamo abituati sempre. Se non vediamo la stella bella, se non vediamo una cosa, invece ragionare sulle cose anche insignificanti a volte. Eh a volte dà, dà, dà delle soddisfazioni diciamo, da de, de, dei risultati però bisogna a fine delle tue lezioni che è sempre un piacere ascoltarti sì. eh, sono d'accordo anch'io difatti pensavo anch'io di trovare bisogna trovare una ricetta una soluzione di spiegare in maniera semplice quando siamo in terrazza a eh certo, le... certo, quando vedremo la soluzione la prossima volta eh, che non sono mi anticipo, ovviamente la sapete già, è chiaro, insomma non mica vi, vi parlo di cose che ho fatto io quando è eh, Avrete la possibilità di dire, ed è una cosa secondo me incredibile. È una sì, cosa incredibile perché una stella non dice quello che dice il buio, una galassia non dice quello che dice il buio, bellissime naturalmente. Siamo tutti innamorati di quelle, di quelle cose che eh, facciamo vedere sopra, eccetera. però, però c'è anche l'altra. E visto che tutti quanti parliamo, eh, parliamo anche del buio, che è una cosa interessante e che dà una, un, è un esperimento cosmologico, che dice una cosa importantissima che poteva, se naturalmente ci fosse stato alle spalle un modello di universo diverso, si poteva capirle eh, centinaia e centinaia di anni fa. L'idea di modello di universo che c'era a quei tempi non poteva permettere ovviamente di capire perché il cielo era buio. Difatti hanno sbagliato tutti, ma non perché sono dei cretini, hanno cioè, sbagliato Kepler, hanno sbagliato Newton, sbagliato... non è perché erano dei cretini, era perché non avevano alle spalle un modello di universo che fosse il più, almeno accettabile, reale, se non reale, almeno accettabile. Insomma. Certo. Eh? Grazie. Niente, niente. Scusa Stefano. Ci, ci, ci stavi dicendo che eh, questo, questo paradosso nasceva in parte... Si in parte totalmente da quello che era la concezione, diciamo, dell'universo del, del identico, uguale, diciamo, con tutte le sue parti, e quindi il modello stazionario, cioè sul motore. Sì, no, eh, diciamo che quello che abbiamo visto oggi partiva da, sostanzialmente dal modello copernicano. Sì, che... Che era, che era poco, più, poco più del modello aristotelico e quindi del modello tolemaico. Perché Tolomeo, che, 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 che ha messo a posto le cose matematicamente, se vogliamo chiamarlo così, i concetti di Aristotele, Copernico ha fatto altro: che, ha fatto altro cioè come ho detto prima, una rivoluzione, una rivoluzione copernicana. Ha spostato il sole in parte e ci ha messo in mezzo alla terra, cioè, dire, ma il resto è rimasto uguale. Eh? Qui sui bei piccoli, qui sui bei contreplicicli, il, cioè il rimodellare cioè l'aspetto. Perché anche il modello tolemaico non è sbagliato, voglio dire. Non è sbagliato. Perché è interpretativo, mi dice, mi risolve i problemi. Ma se io ogni volta che ho un problema devo aggiungerci una cosa, capite che è un modello raffazzonato? Cioè no? eh, capito? Cioè, è ovvio che se io eh, serve una cosa, ce la metto, serve un'altra, ce la metto, guarda, C'è un'altra, ce la metto che quella, tanto. I Modelli devono essere predittivi. che cioè, ho un modello, devo dire a secondo mio, questo mio modello, deve succedere che allora è un modello. Se no, è un raffazzonare. Giusto? Dimmi. Il modello dipende da quello che fai. Lo Io La mattina, quando la faccio, faccio. Raggiunge il perché lo so che il sole arriva di là, passa così e se ne va di là. Non mi faccio i calcoli copernicani. Per me. Se io faccio un po' il sole fa così. Poi, se devo fare calcoli per, per lanciare un cazzo, è chiaro che questo non funziona. Quando apro la finestra, io faccio un po' modo Il, modotore, ma il sì, modello sì. dipende da quello che ti interessa. Sì, sì, sì. 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 Eh, la, cosa, la, cosa, la cosa più semplice è fermarsi a quello, a quello che vediamo, cioè quello che interpretiamo, tra l'altro. Eh, non è sempre vero, cioè anzi, molte delle cose che, che pensiamo, che, che interpretiamo, che vediamo, sono cose che poi non sono vere. Eh, la, il, grande, scusa, il, grande, il grande vantaggio della scienza è questo: che non si ferma al, a quello che vedo, ma analizza quello che vede. Sì. Quello che dico, per esempio, lanciamo un razzo sulla luna. Sì all'interno della galassia si muove a 200.000 200 km al secondo qualcosa del genere ma nei calcoli non è che ti metti a ragionare il razzo del viaggio rispetto al centro della galassia lo fai rispetto al sistema solare rispetto certo. a quello che tu certo. utilizzi nei tuoi calcoli un modello che si compà a quello che devi trovare. non ci ragioni io quando vado al bar a casa mia penso che ho fatto 200 metri non è che penso che in quel momento mi sono spostato di vari. Di sì, di rispetto giorni. a qualcos'altro. Sì, ma non è che dico io parco, ci sto 10 secondi, ma 10 secondi parco vale a un milione di chilometri, no? Sono da 200 metri di distanza. Certo, certo, tu fai e riferimento, riferimento sempre. La terra è pista in questo senso. Certo, certo. Noi, il nostro riferimento è la Terra. Cioè, sì. Non è che dica ah, mi sono spostato 200 metri, e ho fatto, fatto 350.000 chilometri rispetto alla, a Giove, non so. Esatto. Sì, 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 sì. il modello dipende da quello che uno fare certo, certo certo ed è importante, è importante che il modello poi venga verificato cioè, il modello è valido finché, finché... La real... cioè, detto tra noi la verità dov'è la verità dove, dove, dove c'è la verità Vabbè, è il discorso dei principi che prima dicevi i principi e questa non è una legge è vero non è una legge è un principio un assioma o quello che è ma poi considerare la legge finché qualcuno non dimostri che è sbagliata. E prima o poi lo dimostrano, al momento in cui non lo dimostrano, ti può andare bene. Sì. Solitamente eh, ti correggo un attimino, solitamente eh, non è tanto importante che io dimostri che è sbagliata. È importante che perché se è fatta con metodo scientifico è giusta. Solamente che è un'ipotesi, è una, 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 una teoria limitata a una situazione particolare. Esatto. Io supero la tua situazione nel momento in cui ho, riesco a trovare una teoria che la supera, cioè che la contiene. Pensiamo sempre alla, 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 alla gravitazione di Newton e alla gravitazione di Einstein. Cioè, Newton, era, eh, Newton eh, doveva, doveva per forza dire la gravità un'azione istantanea perché non aveva le conoscenze che potevano permettere di dire qualcosa di diverso e poi che cosa fa cadere una mela e non fa cadere la luna? Cioè, sono qui che entrano in crisi, ma nel momento in cui, sapete che Newton lo usiamo anche per andare sulla luna, per, su, per mandare sui satelliti, eccetera, quindi non è che sia sbagliata, è che è limitativa, non mi, da, non mi, da, non mi permette di, 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 di espandere le mie conoscenze. Cioè, eh, sistema tolemaico. Come abbiamo detto prima, ha una perfezione enorme, ci metteva dentro quello che serviva ogni volta, epicicli contro epicicli, giro di epicli, ci metteva dentro e veniva fuori per forza, giusto. Ma quanto predittivo è un sistema di questo tipo? Cioè quanto eh, confutabile è? Questo è importante. Ricordo, ricordo un mio professore Matarrese di cosmologia. Eh, ha fatto, una, ha fatto una, un modello di inflazione matematico e allora ci, sono, eh, ci saranno 20-30 modelli antagonisti di, di modelli di inflazione. No? E il suo è adesso sono de, di vari esperimenti hanno limitato quelli che rispecchiano gli esperimenti fatti. No? Il, suo è proprio fuori, il suo è proprio fuori di questi esperimenti. E lui ha detto: Sono contentissimo. Ha detto perché il mio è un modello confutabile. È inutile che faccia un modello, faccia la teoria delle stringhe e chi me la confuta la teoria delle stringhe? Eh, Su a... una parte, sulla parte non luminosa, uno borbotterebbe se non c'è niente da vedere, no. cosa veniamo a vedere in osservatorio se non c'è niente da vedere sulla parte non luminosa. c'è qualcuno che parla. Solitamente, Come si dice, le, le teorie che fanno i passi, ma è, è il cambio di paradigma. Si dice, no? Cioè, è lì il salto, il salto. Se Einstein non avesse fatto il, il salto del paradigma di, di, di ipotizzare delle cose, che poi bisogna verificare, perché lui è partito da degli assiomi, se vogliamo velocità della luce eh, eh, costante, eccetera. Ma eh, poi, se non è vero, si torna indietro, eh, nel senso che però da dei, da, dei, da dei modelli bisogna partire da delle, da delle idee che sono idee, che sono magari idee di quel tempo. domani avremo, eh, per gli studi fatti, sono emerse altre idee, si lavorerà su quelle idee, non è che si arriva alla verità assoluta, si porta avanti conoscenze progressivamente, senza sapendo che la verità è, non è di questo mondo diamo delle spiegazioni sempre più fini, sempre più affidabili, sempre più predittive, sempre più sperimentali, confutabili, sperimentabili, quindi confutabili, ma non con l'idea di arrivare alla verità. Ecco perché molti dicono che la teoria del tutto, Cosa è la teoria del tutto? Cioè, è un, nome, no, è un nome che piace dare a qualcuno che vuole sentirsi importante perché ha trovato. Tutto. No, nel senso di tutto. È che, la, che fa dimostrare che tutte le forze della natura rientrano in un senso concetto. Ecco, lo chiama la, la teoria dell'unificazione delle forze, capito? Perché è mica hai teoria del tutto. Se uno sembra che sia. Spieghi tutto. Eh, bravo, esatto, esatto. Il problema di marketing, come direbbe Matare Matarese. Il problema di marketing no, mi sono piaciuto il fatto che non lui si dice ah, il modello è talmente brutto. Fa... Ma era un modello che ai tempi è stato pubblicato sulle importanti riviste scientifiche. Eh, ai tempi era un modello, sono contentissimo che è fuori perché almeno è confutabile. Gli altri sono tutti in mezzo e sono ancora lì e rantolano. in modo così anche per, per, per vedere il positivo. in da, da youtube abbiamo sergio che ti ringrazia grazie stefano eh, chiara e bellissima esposizione del, del cielo buio attendo con piacere il seguito Hai ragione. <ride> e dice grazie per aver citato l'entropia che secondo me eh, Liso, forse oltre a citarla magari bisognerebbe spendere una serata per allora, guarda per, dare, per fare un po' di divulgazione su questo termine, che secondo me. Guarda, io, io ho fatto, io ho fatto una le, un, due incontri. cioè una lezione, diciamo, con, con due incontri, e ci sono registrazioni CD, ci sono nel, in biblioteca sull'entropia, entropia. Poi ho fatto entropia dal punto di vista così, concetto fisico, poi ho fatto entropia applicata al nostro universo. Quindi, se volete, ci sono gli ho fatti. Claudio, anche infatti cinque, sei anni fa. Ma... Eh, ma sai, ci sono certi momenti che teoricamente... Sì, sì, no, ma questo, questo l'avevo fatto, l'avevo fatto tra l'altro il periodo estivo, perché la parte iniziale è simpatica, no? Perché eh, ti dice, ciao, sì, vabbè, tutte cose banali, però non, non ti fai cadere, ma è buio, ma c'è il sole, perché non c'è il sole e il cielo azzurro, e, e la luna non c'è, l'atmosfera e quindi è scura, è buia, e quindi il buio è sempre, no? Cioè, era simpatico perché per i bambini. Eh, però, dopo, naturalmente, comincia a entrare sui discorsi, sui discorsi più tecnici, un pochino più tecnici, diciamo, no, no, no. Sì. Ti porto anche un, sì, un saluto, un ringraziamento dell'esposizione, che è stata molto interessante a parte di Marina Vicente. Io non conosco, però, nostro. Eh... Sei vincente comunque, brava. Okay. <ride> Meno male. Non, non, non credo che sia il nostro socio, la nostra socia, perché invitiamo a... Ah, non so, a forse c'è non... <coughs> eh, se, se non ci sono altre domande anche dalla, da, dalla chat di YouTube... Ecco, poi vi anticipo un'altra cosa, che quel paradosso che è nato con Diges... È effettivamente vero, cioè non è un paradosso, è una realtà. Eh, lo vedremo, vi anticipo. Cioè è vero che noi vediamo il cielo buio, ma se allarghiamo l'idea di vedere, il nostro cielo è luminosissimo. Vi ho già detto troppo. Prossima, prossima volta. Ok, ci lasci da la suspense. Eh, esatto. La settimana prossima. Ci ho dato, dato le No, già, già, anch'io mi stavo chiedendo di come, ma allora a questo punto siamo arrivati al paradosso di Nattu. Al paradosso? Di Oliver, no? Che è quello che sì, era... eh, arriveremo, ah, di qualcuno... Anche questo, il teorema di Pitagora l'ha fatto Talete. <ride> l'angolo di Weinberg in teoria dei campi, eh, l'angolo di, di Nattu... Avviene molto. Cioè, la teoria della relatività doveva essere la teoria dell'invarianza, ma siccome uno in un congresso l'ha chiamato, eh, la relatività di Einstein è diventata la teoria della relatività. Einstein si è incazzato nero e ha detto: Non avete capito niente. cioè ci sono delle cose relative, ma è fondata sull'invarianza della velocità della luce, cioè, è quello che fa le, co le altre cose relative. No? Cioè, cioè tutte queste, queste situazioni. A volte la costante di Hubble, che non è ecco, affatto costante, cioè è questa. Ne ho sempre stare attenti un attimino. È... Della scienza, perché c'è questo scambio, e appunto eh, il paradosso di Olbers. È stato dato il primo a trattarlo. Ad esempio, è stato, è stato Diges. Um, eh, Olbers l'ha solamente scritto sul suo. Uh, l'ha scritto, e quindi qualcuno ha detto: uh, Ah, il paradosso di Olbers, perché lui che le, è lui che l'ha scritto, l'ha fatto, l'ha scritto, e quindi lo chiamiamo, lo chiamiamo Infatti, io non ho parlato di paradosso di Olbers, Sarà il titolo del prossimo incontro è Paradosso di Olbers. Quindi, diciamo, perché diventerà il paradosso di Olbers perché qualcuno ha detto ah l'ha scritto Olbers tutti stiamo aspettando questa prossima serata perché dici siamo già arrivati a questo paradosso cosa ci racconterà? la settimana prossima eh, <ride> niente di regionale vediamo dai gli altri, sei, gli altri sei sei interpretazioni tutti quanti tentativi ovviamente di dare con i limiti delle conoscenze che si aveva al tempo in cui questi, queste spiegazioni vengono date. È chiaro che l'ultimo che è arrivato aveva alle spalle tutta, tutta una serie di informazioni che gli altri non avevano. Eh, ok, è... chiudere la... sì, allora... Salute... Sei Stefano. Salutiamo. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto. della collegati sulla della pazienza. Sulla sulla chat di YouTube e diamo appuntamento alla settimana prossima con il seguito della seconda parte della seconda parte dell'argomento trattato da, da Stefano e... Ciao a tutti Ciao.